Vedi, manda la faccina che rido. Eccoci qua. Sì, ciao, ciao Ale, come stai? Bene, Bene, tu? bene, sto bene. Sei in Insomma, Spagna, eh? sono stato un mese a Madrid. A Madrid abito in un appartamento. Poi sono stato un mese lì e veramente mi stavo annoiando troppo. Allora sono venuto a Valladolid, che qui abbiamo preso una casa per il club, i dirigenti del club. Sono riuscito a portare le mie figlie e ormai siamo qui da 3 settimane. Il mio vicino c'è un campo da calcio e la mia figlia mi fa da allenatore ogni giorno. Perciò ho una fatica qua. È tosta? Ti chiede tanto? Sì, vuole allenarsi tutti i giorni, io no, io voglio stare un po' più tranquillo, però gli piace tantissimo il calcio e c'è tanta voglia, ha 11 anni ed è innamorata per il calcio, è bello, molto bello. Ma guarda, mia figlia ha compiuto 11 anni esattamente 4 giorni fa e anche lei calcio, calcio. Oh, ok, io qui il calcio sai è un po' diverso negli Stati Uniti, non è che è lo sport primario, però per le donne, per le bambine è una delle prime attività, quindi anche lei si mette lì. Ed è tosta, le bimbe, le femmine sono belle Sì, sì, sì. toste, Diventeranno eh? Se vogliono una cosa. brave, diventeranno brave, sì. Ma quindi, Tu sei a Los Angeles? io sono a Los Angeles, sì, ma prima quando ti aspettavo, in quel momento, sai quando parli con te stesso, che è un momento abbastanza imbarazzante, Sì. non è? Vabbè. Ho deciso di farti una domanda, la prima domanda, che come ti devo chiamare? Presidente adesso? Come, cioè, non ti vedo. Ciao, ciao presidente. Cioè, questa avventura con No, Valladolid è no, proprio. non Ti c'è ha preso. assolutamente bisogno. No, però Ronnie, va bene. ti ha preso tanto questa cosa qua. È un bel progetto. Sì, sono molto contento di aver preso questa sfida, no? Perché veramente io ho vissuto il calcio per tutta la mia vita. Da allenatore non mi sono mai pensato a diventare, perché allora sarebbe stata la stessa routine da giocatore, anzi peggio, perché allenatore, cioè, controllare 25 ragazzi, ognuno pensa di una forma diversa dell'altra, insomma non mi fa impazzire l'idea di essere allenatore. Ho provato una esperienza in America, giusto dove sei, non esattamente lì, a Fort Lauderdale, in Florida, con una squadra della antica NSL. E sono stato lì un anno e mezzo a capire un po' cos'era, finché ho conosciuto un po' di gente. E allora volevo, insomma, andare nella MLS. Sono andato a New York con il capo della MLS e cercavo di convincere che se vincevamo la serie B, che sarebbe lì la NSL, ci dava accesso poi per la MLS. Lui mi ha detto ovviamente che no, tutti pagano la franchia, deve pagare anche te. E allora ho chiesto il prezzo, era già 100 milioni di dollari, era una follia, no? Anche se avevo dei soci che volevano mettere un po' di soldi, però questo sistema della MLS non mi fa impazzire per il calcio. Come business è veramente molto bello, e
prenderanno un sacco di soldi i proprietari delle franchigie. Però come competizione non vedo molto futuro, perché se non ci sono le promozioni e la possibilità di andare in B e salire e crea la rivalità, non credo che la competizione possa crescere tanto, perché poi la gente che fa la competizione è importante, no? E ho imparato tantissimo lì. Sono andato via dalla squadra, sono andato a Londra per 3 anni a vivere, a studiare un po' di gestione, un po' di marketing, e dopo nel 2018 ho iniziato anche a cercare delle squadre, no? E abitavo a Madrid e durante il Mondiale mi è arrivata la possibilità questa del Valladolid, e io mi sentivo già preparato, allora mi sono buttato di testa, perché mi piace tantissimo e mi sto divertendo, anche se ogni weekend è una sofferenza pazzesca, pazzesca. Poi, cioè, ti ricordo bene, nella mia carriera, no, non è che abbia sofferto tantissimo, erano sempre lì a litigare per vincere i campionati. Sì. E ora lì per salvarsi è una sofferenza ogni settimana, è durissima. No, ma immagino sia affascinante perché comunque vedi il calcio con un occhio diverso adesso, no? Perché hai avuto l'esperienza da calciatore e hai fatto gli studi che dovevi fare e ti approcci con una certa mentalità, però devi un po' adeguare, no? Perché non puoi pensare come un calciatore se fai un ruolo diverso. Però sei un bel gruppo di persone dietro, di collaboratori, immagino che possa essere divertente, anche per te, Sì, no? infatti è così. Mi sono trovato con un po' di gente delle mie compagnie in Brasile, e poi gente che conoscevo da anni, e allora ho fatto un bel gruppo di persone che sono venute con me, e mi dà anche la possibilità di stare tranquillo quanto riguarda la gestione, no? Però è strano, poi anche è una grande sfida anche la comunicazione con i giocatori, perché io vedo il calcio molto, di una maniera molto semplice, cioè al di là di quello che facevo quando giocavo, però Che non era è semplice quello che successo. facevi. Eh? Non era semplice quello che facevi tu. Lo rendevi semplice. Nella mia testa, sì, Nella tua testa. nella mia testa io cercavo sempre porta e basta. E poi ero veloce, insomma, un po' veloce ero. Un po', sì. Utilizzavo un po' le mie tecniche, velocità, bene. Però mi è successo l'anno scorso che una delle prime partite, io come presidente, cioè uno dei miei giocatori è arrivato mancava 5 minuti alla fine della partita, 1-1 in casa, lui è arrivato davanti al portiere. E quella è la situazione che io e te siamo trovati 100 volte, no? E nella mia testa lì è la migliore situazione al mondo per un attaccante, no? Cioè, tutta la possibilità di fare gol a un attaccante se è tranquillo e fa le cose giuste. Allora sono andato in spogliatoio a parlare con questo ragazzo, il mio giocatore, e cercare di fargli capire che lì, insomma, lui ha calciato precipitatamente addosso al portero, no? E allora sono andato da lui a parlare, a capire quello che ha pensato. Lui, insomma, voleva fare tutto in fretta e alla fine ha tirato sul Sul portiere. portiere. L'ho detto che
in quella situazione l'attaccante, anche se non va a 100 all'ora, se va a 90 all'ora, il difensore è molto difficile di recuperare in quella situazione. Il portiere, appena fai una finta, o cade o lo lasci indietro, e lui si gira e fa: ma tu eri Ronaldo, il fenomeno. E allora mi sono trovato in una situazione che anche la comunicazione per me dovevo cambiare, perché non è così semplice passare quello che ho vissuto io dentro il campo ai giocatori del nostro livello, no? In quanto Valladolid. No, anche perché tu pensi in un modo, però non tutti pensano nel tuo modo. Il tuo modo di analizzare la situazione, tu arrivi davanti al portiere e poi valuti dov'è il portiere, dov'è la porta, in che posizione sei, se ti di destra, di sinistra, dov'è l'avversario. Tutte queste cose in un millesimo di secondo devi trovare subito la soluzione. E Sì. ovviamente, come dici te, sono d'accordo, se sei sereno e tranquillo, la riesci a trovare meglio di sicuro, non sempre capita, però sì, non è facile. Sono esperienze anche quelle, penso, per te, perché Sì. comunque anche se hai studiato, come in tutte le cose, uno studia, si prepara e poi c'è il momento dove devi vivere le cose e sai bene che è diverso, no? Perché è come preparare la Sì. partita, facciamo così, 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 però poi durante la partita ti trovi in alcune situazioni che devi risolvere da solo. Sì, è vero, è vero. Comunque ho un gruppo di ragazzi che sono spettacolari, no? I ragazzi hanno vinto la Serie B, hanno vinto i playoff per andare in B, sono rimasti in testa della B e sono saliti, e allora ho comprato la squadra. Questo gruppo, io avevo il primo anno, il budget era il più piccolo della Liga, e non potevo fare altre cose. Qui adesso ci sono i controlli, fair play, financial fair play, tutte queste cose che non è semplice uno arrivare, anche se hai più soldi al mondo, non può mettere così per così, no? Deve fare i soldi e poi spendere. Quello che prende puoi spegnere. Tutti questi controlli, non ho potuto fare assolutamente niente con la squadra. Abbiamo rinnovato tutti i giocatori che sono stati nel gruppo e che sono saliti della BNA, e questo gruppo è riuscito a fare un'altra salvezza incredibile, perché l'anno scorso è stato veramente una sofferenza tutto l'anno, e alla fine ci siamo salvati, ed è stata una gioia, per me speciale, bellissima. Quest'anno vediamo, con questa sosta del coronavirus. Adesso abbiamo fatto questa settimana tutti i controllo test, tutti i giocatori, alcuni dirigenti, e vediamo. Qui ancora il virus c'è ancora in giro, però i numeri qui in Spagna sono calati tantissimi. Vediamo. Comunque credo che sia troppo rischio tornare a giocare, però vogliamo trovare una soluzione giusta per tutti, e noi accetteremo ogni decisione. Hanno già pensato quando decidono su se riniziare oppure meno? Voi potete, per esempio, perché in Italia adesso da pochi giorni ci si può allenare nei centri sportivi. Ovviamente individuale, eccetera, eccetera. Voi lì lo potete già fare o no? Sì, abbiamo fatto i test il mercoledì. Oggi sono arrivati tutti i test e i risultati. Non c'è stato nessuno nel club con positivo, Ok. perciò quello è una grande notizia. Anche il mio negativo. E adesso lunedì inizia l'allenamento. Sono sei giocatori
in campo, in un campo, altri sei in un altro campo. E quello che hanno più campi potranno fare di meglio. Noi abbiamo le stadio in un campo d'allenamento per la prima squadra. La prima settimana sarà tutto lavoro individuale, fisici, e poi dopo inizia un po' a fare con pallone, e chissà per giugno, l'inizio di giugno si rinizia. Non è confermato ancora, però vogliono fare un mese di prove, di allenamenti, perché sono stati 2 mesi tutti quanti da fermi, anche se si sono allenati a casa, non è la stessa roba. Certo, comunque mi sembra che la Spagna dopo il Brasile sia un po' la tua casa, no? Anche se in Italia sei stato benissimo, come hai sempre detto, però hai vissuto a Madrid, adesso hai avuto l'opportunità del Valladolid, credo che un po' in questo senso la Spagna è un po' la tua seconda casa, no? Dopo il Brasile. Direi che sì, anche perché ho preso il passaporto spagnolo, perché quando sono venuto a Madrid, allora si poteva farla dopo 2 anni, e il club me l'ha chiesto, io l'ho fatto per aiutare il club, perché volevo prendere altri giocatori. E alla fine mi è servito, perché avere il passaporto spagnolo mi dà tanto facilità anche in futuro per poter decidere dove vivere. E dopo che sono stato 3 anni a Londra, ho deciso di venire a Madrid, e allora da 2018 che sono a Madrid. Però mi trovo bene anche in Italia. Adesso ormai vado pochissimo in Brasile, perché cioè, con questa sofferenza del club, cioè, devo Sì. stare molto più vicino alla squadra, Vai solo al per il carnevale club. in Brasile? Quest'anno non sono andato, per esempio. E come Cioè, mai? Cioè, perché sai che litigavo con tutti per andare. cioè, quando giocavi o quando c'erano i tuoi compagni del Brasile o che c'era il carnevale, arrivavano infortuni strani, visite strane, convocazioni di nazionali particolari che tutti dovevano tornare in Brasile. È così, io non sono mai stato a carnevale in Brasile, ti devo dire. È così, Ma cos'è che lo rende speciale? Cioè, perché voi siete così attaccati a questa ricorrenza? È per la festa, per la gioia, per... è la festa più importante in Brasile, che si fa più di 10 giorni. La gente è innamorata di fare feste. Il carnevale è molto culturale in Brasile, però quando sei giovane fai delle decisioni stupide. Tante volte l'ho chiesto di andare, creavo dei casini per andare a carnevale, e alla fine, cioè, avevano ragione tutti gli altri direttori che mi davano le multe, no? Lo so, però ascolta, le decisioni, io ho partecipato a tante interviste come te, no? Immagino che adesso che hai finito di giocare, molti chiedono: ma avresti fatto una scelta diversa quella volta? Oppure ti sei rammaricato, sei contento di essere passato dall'Inter al Milan o dal Barcellona al Madrid? Cosa non avresti fatto? Cioè, io quello che rispondo sempre, non so se tu sei d'accordo, è che non è semplice. Cioè, oggi, con la testa di oggi, magari faresti delle scelte diverse, certo. Ma con la testa di ieri, con le esigenze che avevi ieri, con i desideri che avevi ieri, con la voglia che avevi ieri, la scelta che fai in quel momento è sicuramente quella che reputi più giusta. Che poi può essere un errore delle volte, certo, però è così. Non è che puoi Sì, pensare. sono completamente d'accordo. Cioè, quello Cioè, in che quel è stato. periodo, sì. Ovviamente ci sono delle cazzate che giovane che fai, sono Sì. cazzate e via, lo fanno tutti. Perché alla fine, noi
con la vita, con così prematuro che andiamo a avere responsabilità, alla fine perdiamo una parte importante della nostra vita, no? Da ragazzo, no? Che lì sta scoprendo un po' tutto Che manca tanto, è vero. e ti trovi in una situazione che non può fare assolutamente niente, no? Tutti i tuoi amici che sono in giro in weekend e tu sei in ritiro con la tua squadra. Però, insomma, sono i sacrifici che noi abbiamo scelto di farlo perché il calcio, senza dubbio, era la priorità numero uno della nostra vita. Sì, no, la passione che segui, quindi i sacrifici li fai volentieri. Quello che dici Sì. tu è l'aspetto umano, che un essere umano proprio di per sé ha bisogno di sbagliare, di fare delle cazzate, Certamente, di fare le certamente. serate e di vivere dei momenti. Delle volte è vero, cioè, avendo fatto così tanti, come a livello di tempo, sacrifici, no? Non fare questo, nel non fare l'altro, non andare in vacanza. Ti viene la voglia di farlo di più, quello. Ma penso sia Sì, una cosa sì. umana, capisci? Però hai ragione te, cioè ogni sacrificio che abbiamo fatto è perché seguivamo qualcosa di più forte e lo fai per la passione, oltre che per tutto quello che ne consegue, voglio dire. Sì, ma ti devo dire, no, 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 non cambierei assolutamente nulla nelle mie scelte. Poi molte di quelle scelte non avevo opzione. A Barcellona avevo rinnovato il contratto un giorno, 5 giorni dopo mi chiama il presidente per dire che non poteva rispettare quello che avevamo firmato di accordo. E io allora l'ho detto: guarda, che cioè, se non può rispettare questo, io vado via perché non mi sento valorato dal club e voglio sentirmi importante. E per fortuna aveva l'Inter in quel momento che era già pronta, Moratti con un assegno e mi ha portato all'Inter, che è stata una storia d'amore bellissima e che non solo calcisticamente, però conoscere l'Italia come ho conosciuto io 7 anni lì. È stato veramente un regalo da Dio, no? Perché e poi quando sono andato il calcio italiano era ancora il numero uno, era ancora il più forte. Tutti, cioè, avevano un gran rispetto per il calcio italiano Sì, ancora in vero. quel momento, no? Ma io Ed è stata dico. un'altra sfida molto, molto bella, no? Cioè, lì è iniziato i nostri scontri sia con Nazionale che Il secondo me è nazionale stato una volta con abbiamo quel giocato, torneo di tornò in Francia, no? Francia, sì, tornò in Francia, una volta solo abbiamo giocato contro il nazionale, 3-3, Sì, mi ricordo. 3-3, fatto doppietta Sì, io ho fatto un gol. che È vincevamo stata una delle 3-1 e poi partite boom. più belle. L'altro giorno l'ho rivista questa partita. Ah sì, eh? La davano, non so dove la davano. Comunque mi ricordo che è stata veramente occasione destra-sinistra, calcio aperto, cioè È stata bellissima quella voi ci partita. attaccavate, noi difendevamo e facevamo contropiede, perché diciamo che era un'epoca dove ancora in Italia si viveva tanto così, no? Cioè per noi, poi tu lo sai bene, per noi è sempre stato molto importante difendersi bene e la filosofia invece del Brasile è quella di giocare aperti, di passaggi, cercare sempre il gol, che è un po' quello che succede anche in Spagna. L'altra sera, Sì, un sì. tempo fa, ero con Bobo, no? Che gli ho detto che è sempre divertente con lui. E gli ho detto: senti, ma è più facile fare gol in Spagna o no? Perché tu hai fatto un anno a Madrid con l'Atletico che ma, ha fatto 20, non so se ha fatto 24 gol in 24 partite, faceva gol sempre.
detto, mi fa, non è che è più facile, hai più opportunità perché tutte le squadre vogliono giocare per fare gol, non per difendersi. E quindi Sì. hai detto, ok, perché devo dirti che non mi sarebbe dispiaciuto provare la Spagna come tipo di gioco, per quello che sono io, no? Per come gioco io, che mi piace toccare la palla, passare, eccetera. Però è divertente. Quello che mi domando è come ha fatto il Brasile, sì, vabbè. Come ha fatto il Barcellona a dirti di andare via. Cioè, io quando tu hai firmato per Sì, l'Inter. soprattutto dopo l'anno che era già verso la fine dell'anno, Appunto, avevo già cioè, fatto 50 gol. ma ascolta, tu sei arrivato all'Inter. Allora, io ovviamente guardavo le altre partite e mi è rimasto impresso, ovviamente, il gol che ha fatto contro il Compostela. Quello che hanno cercato di buttarti giù a destra e a sinistra, hai dribblato 7 volte i giocatori e hai fatto gol. E quel gol lì mi è sempre rimasto in testa, no? Perché qui lì c'è tutto, c'è potenza, c'è tecnica, c'è controllo, c'è abilità, hai fatto il dribbling. E quando hai firmato con l'Inter mi è venuto di nuovo in mente quel gol lì, dicevo, ma questi sono pazzi, cioè, lasciano andare uno così. E poi ovviamente ero anche incazzata perché dico, l'ha preso proprio l'Inter che dobbiamo giocarci contro. Però ti devo dire che il tuo arrivo a me ha dato uno stimolo incredibile, ancora più grande, perché ovviamente chi conosce il calcio sapeva di avere, anche se tu avevi solo 20 anni, 21. Ale, io ti sento un po' male, ti va un Oh, po', non so se è la tua o se è la mia. Che va non lo un po' so. l'internet che Boh. Ora mi senti? no, io ti sento, però ogni volta taglio un po' la voce. Ok, non lo so, io sono fermo qua. Ora va Dai. meglio? Proviamo. Sì, continua. Perché io ti sento sempre bene. Comunque, il gol che hai fatto col Compostela mi ha ispirato, mi ha aperto un nuovo mondo. Allora, quando sei arrivato all'Inter, avevo te in testa, capisci? Ho detto, wow. Dovrò avere a che fare con questo ragazzo qua adesso, per cui meglio darci dentro. Ho cominciato ad allenarmi per cercare di diventare più veloce, più forte, anche se sono più piccolo ovviamente, però mi ha dato tantissimo, ecco, il tuo arrivo all'Inter mi ha dato davvero tanto. Poi hai fatto non solo lì delle cose meravigliose, però questo ci tenevo a dirtelo, ecco. Sì, alla fine noi cerchiamo sempre la competizione, no? Di cercare di fare il meglio, di diventare più forte, più veloce, sempre a competere, no? Credo che la nostra scuola di calcio ci hanno passato veramente di una maniera giusta, perché per diventare bravo io non ho avuto bisogno di calciare nessuno, insomma, o scalare sopra qualcuno per diventarmi forte. Stessa cosa a te, perché cioè, quello che sei riuscito a vincere con la Juve è stato veramente una storia incredibile, cioè, mi ricordo anche co cose tue che Roni, cioè, ha fatto innamorare il mondo, no? Con la Juve contro i Champions League contro i Dortmund, credo, c'era già, no? Con 18-19 anni, no? sì, 19, sì. Ero giovane, sì. Però Sì. faccio una cosa, aspetta, esco e rientro, perché anch'io ti sento male adesso. Va Esco bene, e rientro, aspetta un attimo. io provo anche le mie connessioni qua, Sì, vedo come. ok.